carabinieri hanno fatto luce sui tentativi di omicidio di Giuseppe Morello e Pasquale Saladino, avvenuti rispettivamente nel novembre e nel dicembre del 2011 nella zona di Capizzaglia, a Lamezia Terme. Le serrate indagini condotte durante questi anni dai militari hanno permesso di individuare gli esecutori degli agguati e di inquadrare il contesto in cui sono maturati, ovvero il tentativo di un nuovo gruppo criminale di imporsi nel traffico di droga e nelle estorsioni nella città della Piana. I carabinieri del reparto investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro e della Compagnia di Lamezia Terme, con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia, hanno notificato un fermo di indiziato di delitto nei confronti del trentenne Angelo Francesco Paradiso, detto Ciccuzzu, per i reati di tentato omicidio in concorso premeditato aggravato dalle modalità mafiose. Secondo gli inquirenti, Paradiso avrebbe programmato, organizzato e direttamente compiuto gli agguati. Quello contro Saladino suscitò particolare clamore perché nella sparatoria davanti ad un mini market venne ferito un ragazzino che si trovava casualmente davanti a un vicino circolo ricreativo. Ad incastrare Paradiso, l'esame dello stab effettuato nell'immediatezza di un agguato e le successive dichiarazioni di tre pentiti, poi riscontrate attraverso l'attività investigativa. I particolari dell'indagine condotta dai militari con il coordinamento del sostituto procuratore Elio Romano sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri, dal comandante provinciale dei carabinieri colonnello Ugo Cantoni e dal comandante della compagnia di Lamezia Terme, capitano Fabio Vincelli. L'indagine avviata all'epoca dai carabinieri della compagnia di Lamezia Terme e del comando provinciale di Catanzaro hanno offerto i primi elementi. All'epoca nei confronti del Paradiso vennero svolti degli esami stab che hanno dato esito positivo, con una particella ternaria che era esclusiva delle esplosioni di colpi d'arma da fuoco, ma non era sicuramente sufficiente per collocarlo e riferire a lui anche il tentato omicidio. Oggi, grazie alle dichiarazioni collaboratorie, alla ricostruzione tecnico-scientifica e alle ricostruzioni intercettive, è possibile dire in questo momento in via indiziaria, riteniamo successivamente in via processuale, che uno degli autori di quel tentativo di omicidio, così come del tentativo di omicidio precedente del Morello, sia Paradiso Angelo Francesco.